Ciao a tutti, oggi prepariamo il gelato alle pesche con lo zenzero. Gli ingredienti per realizzarlo sono 500 g di pesche e noci, 200 g di panna fresca, 100 ml di latte intero, 100 g di zucchero e zenzero quanto basta. Laviamo bene le pesche e noci e priviamole della buccia, poi tagliamole a pezzi. Passiamole in un mixer fino a che la polpa non sarà ben tritata. Io la trito grossolanamente perché mi piace il gelato un po' granuloso. Aggiungo i 100 g di zucchero e frullo. Aggiungo anche 100 ml di latte e continuo a frullare. Monto a neve la panna, che deve risultare piuttosto solida. E poi vi aggiungo le pesche frullate. Con l'aiuto di una spatola mescolo senza smontare la panna. È un'operazione che va fatta con una certa rapidità per evitare che la panna si ammorbidisca troppo. Adesso aggiungo lo zenzero. Io di solito ne metto la quantità di un cucchiaio perché a me piace molto come spezia. Voi regolatevi in base al vostro gusto. Adesso trasferisco il composto in una gelatiera che è rimasta nel freezer per 24 ore e lascio che la gelatiera, in funzione per 30 minuti, mescoli e faccia rassodare il gelato. Pian piano il gelato si rassoderà. Aspettate che ve lo faccio vedere. Vedete già sui bordi della gelatiera come si sta rassodando? Dopo 30 minuti sarà proprio un gelato. Ecco qui il risultato, lo vedete sulla spatola, è già bello solido, però noi lo passeremo anche 3 ore nel congelatore per far sì che si rapprenda ulteriormente e sarà pronto per mangiarlo al cucchiaio, in coppa oppure sul cono, esattamente come in gelateria. Potrete guarnirlo con i topper, granelle, smarties e accompagnarlo con le cialde. Per me questo è un gelato da fare con la gelatiera e con l'ausilio di un frullatore, perché a mano diventa un po' più complicato, però mai dire mai. E allora provatelo e fatemi sapere come è venuto. Ricordate, condolciando si impara.